Parlare delle opere di Freud in pochi minuti è un'esperienza assurda e per certi versi impossibile. Io non lo farò. Quello che mi limiterò a fare è parlare di alcuni concetti che possiamo trovare nei testi freudiani e che continuano a essere attuali per i clinici di oggi, per gli apprendisti in psicoterapia del futuro e per tutti coloro che continuano a essere interessati all'esperienza dell'inconscio. Oggi vi parlerò dell'Io e l'Es, che è un'opera che troviamo nel nono volume delle opere di Freud e che è stata pubblicata nell'aprile del 1923. Possiamo considerare questo testo come un testo che sintetizza e organizza quanto Freud aveva già iniziato a formulare in altri testi, come Introduzione al narcisismo, gli scritti della metapsicologia, Al di là del principio di piacere e Psicologia delle masse e Analisi dell'Io. L'Es per Freud è un'esperienza oggettiva e impersonale che si impone come una forza che condiziona il pensiero e il comportamento dell'essere umano, facendo sì che non si riconosca più nel suo io. L'Es si presenta quindi come qualcosa che divide il soggetto dalla coincidenza con se stesso. L'Es è l'esperienza delle passioni che in qualche modo fanno sì che ognuno di noi si senta al suo interno diviso da una forza che lo condiziona al di là di ogni sua possibilità di padronanza. C'è una pagina fondamentale di Freud che esprime bene il rapporto tra l'io e l'es e di come l'es sorga come funzione libidica che alimenta l'io, allo stesso tempo l'io in qualche modo se ne difende. A pagina 488, a mio parere, sono riassunti alcuni concetti veramente chiari a questo proposito. È facile rendersi conto che l'io è quella parte dell'es che ha subito una modificazione per la diretta azione del mondo esterno grazie all'intervento del sistema percezione-coscienza. L'io si sforza altresì di far valere l'influenza del mondo esterno sull'Es e sulle sue intenzioni, tentando di sostituire il principio di realtà al principio di piacere, che nell'Es esercita un dominio incontrastato. La percezione ha per l'io la funzione che nell'Es spetta alla pulsione. L'io rappresenta ciò che può dirsi ragione e ponderatezza, in opposizione all'Es che è sede delle passioni. L'io può quindi essere paragonato nel suo rapporto con l'Es al cavaliere che deve domare, scusate il lapsus, la prepotente forza del cavallo, con la differenza che il cavaliere cerca di farlo con mezzi propri, mentre l'io lo fa con mezzi presi a prestito. Si può proseguire nell'analogia, come il cavaliere, se non vuole essere risarcionato dal suo cavallo, è costretto spesso a obbedirgli e a portarlo dove vuole. Così anche l'io ha l'abitudine di trasformare in azione la volontà dell'Es come se si trattasse della volontà propria. In quest'opera non troviamo soltanto l'opposizione tra l'Es e il superio. Freud introduce un nuovo termine che è quello del superio. In precedenza Freud aveva parlato di questa istanza psichica indicandola con il termine di ideale dell'io. Per la prima volta nel l'io e l'Es, vediamo comparire il superio, che va visto come una differenziazione dell'io. Quindi se l'io nasce come una differenziazione dell'Es, perché avviene un rapporto con il mondo esterno, il superio è un'istanza che sorge come una differenziazione interna all'io. Freud parla del superio come l'interiorizzazione, l'introiezione di figure protoparentali che hanno costituito in qualche modo i portatori dei valori sociali. Però Freud in quest'opera precisa due aspetti fondamentali. L'io non coincide con la coscienza, l'io non coincide con la nostra esperienza di percezione del mondo esterno e di noi stessi. Anche nell'io esiste una parte inconscia, un inconscio non rimosso, specifica Freud. E così anche il superio non è soltanto qualcosa che ritroviamo nell'esperienza della coscienza. Il superio, a insaputa del soggetto, si può fare anche rappresentante dell'esse. Perché? Perché il superio sorge anche come effetto della rimozione del complesso edipico, che è stato relegato, è stato sedimentato nell'esse individuale.
Quindi il superio, attraverso il senso di colpa inconscio, si fa espressione di una volontà, di una passione che viene non dai valori morali che possiamo recepire dal confronto col mondo esterno, ma come una volontà, come qualcosa che viene dall'esperienza dell'ess. E l'ess del soggetto non viene soltanto concepito come il portato libidico che disarciona il potere dell'io. L'ess del soggetto viene concepito anche come il sedimentato di esperienze multigenerazionali. Quindi il superio noi lo troviamo sia come il rappresentante dei valori della realtà esterna, della realtà sociale, ma anche come il rappresentante di quelle dimensioni che attraverso il complesso di Edipico agganciano il soggetto alla trama delle generazioni.